Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a giocare un'altra volta a Granny. Intanto, scusate che non sono stato presente in questi giorni, ma spero di essere più presente anche per voi, per il canale, per tutti e anche per nonna. Cazzo nonna, però tu non avevi niente da fare, cioè siamo nella modalità difficile, quindi lei andrà più veloce. Allora, abbassati. Vai. Mettiamo questo qua del registratore a destra. Ok, abbiamo sempre il palo sporco. C'è il. Ok, nonnina con i capelli bianchi. È invecchiata nonnina, ragazzi. Non è vero, non lo diciamo che poi viene e ci ammazza davvero. Allora, il vero fatto è che siamo nella modalità difficile, hard, ma la cosa bella è che siamo su modalità incubo pure. Quindi sarà soltanto horror, non cambia niente, ragazzi, sarà soltanto tutto horror e ci sarà quel rumore che fa quando cammina. Ah, è questo rumore. Non è un rumore tipo quando ci vede. Quindi dobbiamo stare. Ah, e cambia pure la trappola, ragazzi. Quindi non sarà una trappola per cavalli o per orsi, ma sarà una trappola. Ah, e ci sono pure i topi. Pure i topi, cazzo. Quindi ci sarà un aiuto in più perché se ci prende il topo ci fa tipo fermare un attimo. Ma la nonna penso che non influisce su di lei. Quindi. Meno male, ragazzi, già stiamo cominciando un pochino bene. Anche perché la cosa bella di Granny è che non ci sono sempre gli oggetti negli stessi posti. Quindi abbiamo probabilità che troviamo. Teddy è sempre qui, ragazzi. È sempre qui tutte le volte che. Mi sa che sta arrivando. Noi andiamo alla parte di sotto perché dobbiamo mettere la chiave e la pistola. Intanto, questo è un pezzo di pistola, di fucile. Ok, quello è il peperoncino. Ok, allora, lo spray peperoncino possiamo prendere con quello. Però, ragazzi, io direi di intanto creare un'arma che la può uccidere per un minuto e 30. Perché, per come ho capito, il fucile la uccide per un minuto e 30. Invece, facciamo un'altra cosa. Invece, facendola ammazzare di caldo nella sauna. Qui dentro la farà soltanto stordire per 30 secondi. Quindi, ragazzi, vabbè, avremo 30 secondi di tempo. Questo è il fatto. Però ci ho pensato che potevo andare un attimo là. E questo è l'interruttore della sauna. Ragazzi, la conoscete tutti perché sapete tutti che questo è un gioco molto famoso. E direi, ok, anzi, aggiungerei. Ok, si è attivato, si è messo là. E aggiungere pure che questo gioco, quando è uscito, oh, finalmente abbiamo pure la siringa. Sarebbe una siringa, sì. Ragazzi, quando è uscito questo gioco, vedete? Vedete com'è? Però noi ci passiamo di sopra, perché lei è morta. Ma lo cacciamo per ora questo. Allora. Ah, ok, no, prendiamo prima questo, ragazzi, perché comunque. Serve, serve. Stranamente lei è nata dalla parte di sotto qua. Non pensate mai. Qua è nata. Quindi, cioè, è spawnata dal gioco. Di solito nel nuovo aggiornamento di Granny. Di solito appare di sopra. Ma stranamente questa volta di sotto. Non lo so perché. Lei è già. Ok, cazzo. Ok. No, ragazzi, intanto se. Sì, Granny. Intanto, ragazzi, se sentite che dico che parolaccia è perché mi spavento e questo è fatto brutto proprio. Ragazzi, ma comunque io voglio andare un attimo nella stanza. Cioè. Voglio. Passiamo dall'altro lato. Ok, ci saranno qualche rumorettini piccolini. Ecco come questo. Sospettavo. Nuovo aggiornamento, si può stare sotto i tavoli. Cosa molto utile, ragazzi. Solo che il tempo che è a base. Ok, spero che non mi vede.
Ok. Solo che il tempo che mi abbasso e lei è proprio vicino a me mi ammazza. Quindi la cosa brutta è questa. Però ragazzi, abbiamo un posto in più in cui possiamo metterci. Sicuramente lo sviluppatore di Granny non ci aveva pensato a allungare i piedi del tavolo in modo che noi possiamo. Un nuovo aggiornamento, hanno messo pure l'ultimo aggiornamento, non nuovo perché da un bel po' che ormai non lo aggiornano. Però non parliamo di Granny questo perché c'è pure Granny 1 che comunque è Granny 2, volevo dire. Che se non sbaglio non viene aggiornato dal 2021. Dal 24 agosto 2021, se non sbaglio. Me lo ricordo perché il 24 agosto è il giorno del mio compleanno. Ragazzi, non è una bella cosa questa. Deve essere più aggiornato sia questo gioco, ma tutti. Meno male tutti. Ora, questo perché ce l'abbiamo? Io non me lo ricordo perché questo ce l'abbiamo. E io ci scommetto mille per mille che l'ultimo pezzo del fucile si trova dove c'è il ragno, là, non sopra, 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 sotto, quando avremo la chiave. Sarebbe l'ultimo posto che ha creato lo sviluppatore di Granny, praticamente. Ora aspettiamo, l'ammazziamola e andiamo a prendere il libro che si trova nella stanza, mi pare, la prima, quella dove siamo spawnati noi, se non sbaglio. Dobbiamo prendere il libro, ovviamente. E mettere il libro dove c'è quella appesa nel muro e poi prendere la chiave ovviamente col suo tempo perché già Granny ci ha ucciso se dobbiamo aspettare a. Ma non viene questa drogata? È una drogata, ragazzi. Cioè, che modalità difficile è questa che non viene manco col rumore? Ma ok, ragazzi, ho fatto un'altra volta il rumore. Sentiamola come arriva. Questa volta sta arrivando. Ok. Col suo corpo enorme mi ha cacciato pure dalla porta. Ok, ragazzi. Andiamo un attimo. Allora, qua dentro dobbiamo entrare praticamente. Però non da qua perché è impossibile. Ma, bensì, dobbiamo. Ah, cavolo, però. Vabbè, dai, facciamo. Ogni volta che muore ci lascia sempre un regalino, però. Andiamo intanto a vedere cosa c'è qua, perché ragazzi ci servono pezzi, ci servono cose, qua non c'è niente, ovviamente. Allora, 30 secondi rimanenti. Ah, vediamo qui dentro, ragazzi. Ah, no, no, ragazzi, ho detto speriamo mille per mille che c'era l'ultimo pezzo della pistola, del fucile, perché dico pistola? Invece era in cucina. Però perché in cucina ci sono più di un pezzo, quindi più di un oggetto c'è in cucina, quindi è normale che si può trovare qualche cosa. Che stiamo trovando. Ok. Allora. Sparo qui. No, non si apre. No, vabbè, ragazzi, no, per provare, per scherzare un po'. Ok. E qua, vabbè. 30 secondi. Vediamo quanto ci vuole per ucciderla con la pistola. Dai, non voglio gridare dalla paura, però. Tanto andiamo a vedere. Dun dun dun. Un minuto, no, 1 minuto e 30 allora. 1 minuto e basta. È peccato questo, però vabbè, non ci fa niente. Andiamo a vedere in questa stanza. Questa qua. No, questa volta non l'hanno messo quel libro. Perché tutte le volte che io. Ma ti cacci. Tutte le volte che io ho messo. No, non mi serve questo. Cioè, ci ho giocato da un bel po'. Da un bel po' di giorni che ci gioco, ragazzi. E sempre trovato il libro là. Sempre. E questa volta non l'ho trovato. Mi dispiace. Prendiamo il fucile che sono passati 30 secondi. Io mi spavento, ragazzi. Prendiamo. Ok, ragazzi, no, io non so che fare. Saliamo sopra. Solo che dobbiamo fare sopra, non c'è niente. Buttiamo questo. Non lo so, mamma mia, guarda, ragazzi, quando non trovo niente. Deve essere qualche parte che vuoi tu, topo di merda.
Non lo so, non lo so. Sono già passati 30 secondi. Come cavolo è possibile che non c'è nonnina? Nonna bella, amore, ti ho aspettato così tanto. Vedi con i topi come mi distraggo. Ma va, ammazzati, vai. Ah, cacci di qua, cacci. Allora, non ho trovato niente, mi sto innervosendo. Non ho trovato niente. Dove possiamo trovare? Cavolo, mi esce la mano. Dove possiamo trovare? Qui dentro non penso che ci sia qualche cosa. Mannaggia, ragazzi. Cioè, ma è possibile? Cioè, è possibile che non abbiamo trovato ancora sto libro? Io ora vado a trovare, a sparare subito sul libro perché il libro ora mi serve, ragazzi. Mi serve perché avremo nuovi spazi, nuove cose. Prendiamo subito il fucile, ragazzi. Andiamo sotto. E prendiamo. Ok, qua non c'è il libro. Cavolo, abbiamo fatto rumore. Rumore, rumore, rumore. Comunque, scherzavo. Che brutto sto quadro. Che cosa gli fa la fantasia? Ma mette sti quadri. Proviamoli dentro, ragazzi. E se lì dentro. Ah, comunque io. Di prima che gli dico, vedi che ci sono 30 secondi, sono passati 30 secondi e apposta non la vedevo mai. Perché ora mi sono ricordato un'altra volta che è un minuto. E qua il libro, ragazzi. No, vabbè, ma io sono uscito pazzo di mente ormai, basta. Basta, basta. Ormai questo è il mio cervello, lo devo accettare purtroppo. Andiamo qua che c'è la chiave. Vediamo un attimo, così siamo armati un'altra volta, in questo modo. Ok, ormai io le chiavi, io guarda, vi dico la verità, io non so l'inglese, sono una schiappa. Però, ormai, siccome io li so tutti, bella, muoviti, amo. Amo, muoviti, muoviti. Siccome io sono ormai abituato con tutte le chiavi, che da una vita che io ci gioco, è normale che ormai le so dove si devono mettere. Me le sono imparate a memoria. Ora, se Granny si muove così la mano. Chissà quanti minuti. E questo porco. Questo porco. Guarda la nonna mentre cammina. Secondo me questa è la mamma della mamma. Ok. Ah, questi 30 secondi per esempio. Ok, grazie, bella. Grazie, amica. Ti devi cacciare. Cacciati. Ok, andiamo subito dalla botola, così apriamo la botola non su Minecraft, ma su Granny. Oh, siamo caduti come al solito. Ok. Vedi, ragazzi, noi perdiamo tantissimo, ma davvero tantissimo tempo a caricare il video perché io praticamente. Ciao, ciao. Sì, quella corre là. Perché praticamente, ragazzi, io più minuti faccio e più ci vuole troppo tempo che si carica. Ma il fatto è che io sono rimasto a. Aiuto, aiuto. Cavolo, non dovevo cadere qui dentro. No. Mi sa che sono stato ucciso. Sì. Mi sa che sono stato ucciso. Purtroppo c'è stato un problema. E per colpa di Granny. Sì, vabbè, ma ragazzi, fate finta che non c'è stata Granny. Sono stato io a cadere, facciamo finta. Allora, ok, prendiamo subito questo. Cazzo. Prendi. Che cavolo. Un gioco così farlocco. Ok. No, non abbiamo tempo. Quasi quasi non abbiamo tempo manco per metterci qui dentro. Batteria. Ok.
Che batteria è? Ma che antica sta batteria. No, ragazzi, vabbè, siamo di buono. Vabbè, Granny, vattene a fanciullo. Vattene. Vattene, per favore. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Aspettate che io vorrei far cadere. Ok. Ma muori nell'ascella, ti ho preso, scellettina. Scellettona, bella mia. Bene. Come fa Rino Baffi? Bella, bella. No, vabbè ragazzi, dai, faccio finta, io lo sapevo. Andiamo dal ragno, sto cazzo di ragno. Vai, però guarda, ragazzi, non si può sempre cadere. Comunque. Andiamo avanti. Dentro. Sentiamo. È un po' vicino, secondo me. Come se samba, se samba. Ok. Di a volume. Entriamo qui dentro, che lei, questo coso qua, questo tipo di ragno non ci può prendere. Ora esplodiamo di brutto. Io faccio il 2, ragazzi, mi sento di fare il 2. Il 2. Sì, mi sento di morire. Beh, io, vabbè, cioè, sempre mi sento di morire. Comunque ragazzi, io direi di fermarci qui, di fare un sondaggio e io ovviamente lo faccio e voi dovete votare. E dovete votare tra Granny 1 e Granny 3, quale fare? Se uscire dal treno, perché se, allora, se voi votate Granny 1, usciremo nel nuovo passaggio, che sarebbe quello dove c'era quel tipo di ragno. Se votate Granny 3, usciremo dal treno, dove non siamo mai uscisi. Mai, mai, mai. Quindi, ragazzi, a voi i voti. Ci vediamo in un nuovo prossimo video. Ciao!